Le aziende invitano Bruxelles a chiarire con l'Italia se questo intervento ha impatto sul mercato del trasporto aereo libero e deregolare in Europa, afferma la lettera dell'Associazione Europea delle Compagnie Aeree di Categoria per l'Europa, che riporta il Financial Times. Può costituire un precedente e portare a effetto domino. Limiti tassi violano diritti delle società per competere ove possibile, per fissare prezzi e definire servizi come credono al meglio. Limitare le tariffe viola diritti delle società per competere ove possibile, per fissare i prezzi e definire servizi come credono meglio. Il Financial Times ricorda che Ryanair ha già affermato di considerare i piani illegali illegali. Illegali. Affermando che sarebbe conseguenze indesiderate aumentando i tassi aerei a lungo termine riducendo il numero di voli e passeggeri. La legislazione sul mercato dei viaggi aerei europei consente la regolamentazione dei prezzi da e verso le regioni remote solo in casi specifici per garantire sia la connettività territoriale che l'accessibilità economica. La compatibilità con il diritto all'UE e di qualsiasi misura adottata.